Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi vi faccio vedere come si fa per creare un server per Assetto Corsa sia in locale che se avete un game server affittato, come configurarlo. Quindi andremo per gradi, inizieremo subito a iniziare a vedere come si fa a configurare tutti i parametri importanti per quanto riguarda appunto il server. Prima cosa da fare, senza ombra di dubbio, è andare a configurare le porte del vostro router per dar modo che il flusso dei dati tra il server che andate a creare e il vostro computer si possa fare, e anche per i client che andranno a collegarsi appunto a questo server. Quindi cosa si fa? Si deve andare sul vostro browser e andare a digitare solitamente il 192.168.1.1, ma questo è relativo al mio router. Quindi se non sapete qual è questo indirizzo per andare a gestire il vostro router, vi invito ad andare a guardare la guida di installazione del vostro router. Ovviamente tutto quello che vi dico per quanto riguarda l'apertura delle porte del router, non mi prendo alcuna responsabilità, ragazzi, quindi se non siete sicuri di quello che fate, non fatelo. Non fatelo, siate assolutamente sicuri, perché le configurazioni possono saltare e andare a generare dei problemi che poi, insomma, non avete più connessione. Quindi poi l'idea è il Fabri racconta cavolate e quindi non voglio. Quindi se non siete sicuri, non lo fate. E niente, andiamo avanti. Quindi io mi collego al mio router, vado nelle impostazioni della rete. D'accordo? E la prima cosa che devo assolutamente fare è assegnare un indirizzo IP statico al PC che farà da server in locale. Questo non serve se avete un game server all'esterno, serve soltanto se volete fare quindi un server in locale, come dicevo. Quindi io identifico l'indirizzo IP del mio PC. C'è un modo molto Ci sono vari modi per scoprirlo, però o ce l'avete direttamente nella configurazione del vostro router, normalmente in rete si vede, oppure basta andare su cliccare sul vostro parametri di rete, andare sulle proprietà della vostra connessione di rete, e normalmente ve lo indica, infatti qua il vostro indirizzo IPv4, che è quello che mi interessa. Il mio è il 192.168.1.51. Oppure basta fare CMD sulla barra di ricerca di Windows e digitare quindi ipconfig, e a questo punto vi dà come indirizzo IPv4, come vedete, lo stesso di quello che ho ritrovato. Per uscire da qui basta fare exit, quindi la vecchia schermata di DOS si chiude. A questo punto so il mio indirizzo IP, quindi posso andare a dire al mio router: per cortesia, mettimi il mio PC che ha questo indirizzo IP in modo statico. Infatti questo qui è già preimpostato, e infatti è questo 192.168.1.51. Dopodiché devo andare su tutto quello che è la configurazione NAT e PAT, e devo creare, qui è già fatto ragazzi, un servizio, cioè devo dire al mio router, a questo servizio che diamo un nome, quindi per dire AC1 ho messo io, consenti alla porta interna e esterna che va dalla 8081 alla 8081 i due tipi di protocolli, quindi TCP/IP e UDP, cioè praticamente potrei anche rifarlo facendo nuovo, mettere che so AC7 porta 8081. Porto 8081, e quindi qui nel protocollo mettere 2 e quindi creare. Non lo faccio perché c'è già, anzi, ci sono due impostazioni per due PC nella mia rete casalinga. Stessa cosa, aggiungo un altro nome, qui sarebbe per me AC8, e andrei a impostare 9600 e 9600, quindi porta interna e esterna, e metterei per uno il protocollo UDP, quindi creerei, e quindi AC9, stessa porta, 9600, 9600, questa volta TCP, e quindi creare. Queste porte sono quelle che dà di standard, diciamo, il manager, diciamo, l'AC server manager di Assetto Corsa, però si possono utilizzare altre porte che però bisognerà assolutamente ricordarsi di inserire nella configurazione appunto del file server.ini, se non sbaglio si chiama così, no, config.ini. Quindi fatto questo, alcuni router hanno la necessità di essere riavviati, nel mio caso no, è subito effettivo, quindi nel caso ci fosse bisogno riavviate per rendere attivo appunto queste regole che avete creato nel vostro router. Fatto ciò, bisogna, se non l'avete fatto, perché bisogna fare attenzione a tutti, andare a scaricare quello che è il
l'applicazione che serve per creare un server dedicato su Assetto Corsa. Come si fa? Semplicemente si va da Steam, libreria, strumenti, andate nella barra di ricerca. Se non mi sbaglio, ecco qua, cerca e mettete Assetto Corsa e vi propone due titoli: Assetto Corsa Dedicated Server oppure Assetto Corsa SDK. Quello che ci interessa ovviamente è Assetto Corsa Dedicated Server. Ci cliccate due volte, lo installa e poi avete l'applicazione pronta. E quindi poi bisogna avviarlo. Come si fa? Basta semplicemente andare nella vostra libreria giochi, andate su Assetto Corsa, fate tasto destro, quindi proprietà, file locali e quindi sfoglia i file locali e ci ritroviamo nella cartella in cui è installato Assetto Corsa. Quello che ci interessa è la cartella, questa qui, server. Ci clicco due volte e quindi ACI Server Manager, che vi consentirà di configurare il vostro server con tutto quello che volete che succeda su questo server. Quindi, prima di andare nel dettaglio, è importante settare questa parte qui. Quindi, intanto il nome del server. Quindi magari io richiamo quello di SimDrivers, che praticamente sarebbe quello del campionato Ferrari 488 GT3, e andiamo per gradi. Quindi SimDrivers, che è il nome del mio server, in questo caso lo cambiamo perché altrimenti ci sarà una ridondanza dei nomi del server e probabilmente non l'accetterà quando farò partire il server. Quindi metterò SimDrivers per dire 2. Cambio password, metto, che ne so, pandistelle in onore del mio amico Nixos123 e la password di amministrazione, scegliete quello che volete. Io ho messo il mio nome, Fabrizio, e così praticamente la parte basica è settata. Quindi, fatta la parte basica, cioè il nome e la password di amministrazione, quello che è molto molto importante è l'advanced setting, cioè dobbiamo indicare al nostro server su quali porte può comunicare con il nostro PC e i clienti che si collegano con noi su quale porta devono accedere. Quali porte abbiamo aperto? Per la porta UDP abbiamo aperto la 9006, per la TC port la 9006 anche, e l'HTT port sarebbe quella che comunica nei due sensi la 8081. Questo è fondamentale perché se non configurate queste porte qui come le avete configurate sul router, cioè quelle che avete aperto, non funzionerà. Fatto questo, i pacchetti Hertz li lasciate come sono, i thread pure. Scegliete diciamo gli aiuti che volete consentire sul server, che tipo di realismo, cioè il consumo delle gomme, il consumo della benzina, il quorum per delle votazioni per quanto riguarda il salto delle sessioni oppure se dovete bannare qualcuno, le condizioni del tracciato e quindi poi possiamo passare a tutte quelle che sono le informazioni per quanto riguarda la sessione pratica, qualifica e gara, come volete impostarle. Qui è soltanto una vostra scelta. Da sottolineare che c'è la possibilità di mettere in booking. Booking vuol dire che cosa? Che date la possibilità ai piloti che vogliono girare con voi di prenotarsi l'accesso al server. Questo non è più, diciamo, assistito da Assetto Corsa, o meglio dalla Kunos. Io personalmente preferisco mettere il ciclo pratica, qualifica, gara per poi ritornare su pratica e quindi qualifica, eccetera. Questo sta a voi decidere e poi ovviamente si può impostare a che ora partire, le condizioni del tempo, eccetera. La scheda successiva sono i circuiti, anche qui nulla di particolare, si può fare una multiscelta in modo tale che poi il server faccia un ciclo, faccia girare, diciamo, i circuiti quando si è finita la sessione di gara. E niente, l'unica cosa che bisogna fare attenzione è fare attenzione a quanti client, cioè quante persone potranno collegarsi simultaneamente. Infatti lo trovate qui sopra, in questo caso c'è scritto client allowed 26, quindi vuol dire che io ho la possibilità con una bella fibra ottica di poter ospitare tante persone, quindi decido di mettere 26 client. Però se io guardo bene questi numeri che sono in sovrappressione, diciamo, rispetto ai circuiti che sono presenti sul mio PC, quindi sul mio Assetto Corsa, noterete che ci sono dei circuiti con 24, questi numeri 24, 18, 30, 36, che
Che vuol dire? Vuol dire che questo numero rappresenta il numero di box disponibili appunto nella corsia dei box. Quindi vuol dire che il massimo di piloti che potranno entrare è direttamente legato a questo numero qui. Quindi se io metto 26 e il primo circuito è, che ne so, un Garoring con 30 posti, nessun problema. Ma se il secondo è Imola con 24, lì c'è un problema. Quindi il server potrebbe dire no, non è possibile. Quindi fate molta attenzione a quanti client abilita, diciamo, l'accesso rispetto ai circuiti che state caricando. Ci sono delle mod che vi permettono di ampliare questi box, basta fare una ricerca su Google se proprio volete girare in quei circuiti lì che vi piace, d'accordo? Quindi non è assolutamente chiuso. Infatti io per il campionato, alcuni circuiti anche originali, ho dovuto installare queste mod che ampliassero appunto i posti disponibili nei box. Fatto questo, diciamo che ne scegliamo uno, che ne so, un Garoring, lascio 26 e poi veniamo alla selezione di quelle che sono le auto. Allora, le auto in questo caso sono tutte selezionate e sono appunto quelle del campionato Ferrari 488 GT3 e ce ne sono appunto 26 con tutte le skin personalizzate e quindi qui se io volessi aggiungere una categoria dovrei andare a togliere una o due macchine per aggiungere appunto una categoria qui a sinistra. Ma come vedete, la spunta è su questa Ferrari 488 GT3 e questo numerino alla destra indica quante ne ho selezionate. Perché se volete fare un multiclasse, basta selezionare quante auto volete e decidere 2 su questa categoria, 3, 4, 5 su quest'altra. Altra cosa molto importante qui è che se nel vostro server volete che le persone abbiano la possibilità di mettere skin personalizzate, bisogna andare in questa colonna qui, dove c'è scritto Open Car Drive VIEV. Farci un bel clic e andare appunto in ogni singola auto ad indicare il GUID che sarebbe l'ID Steam di gruppo. Vi invito a guardare su Google come si fa a recuperare questo ID perché è fondamentale per poter dare a un pilota esattamente la sua livrea. Infatti, da qui non solo se selezionate la livrea che abbiamo visto qui direttamente, cioè io sto dicendo che a Alberio, che è il mio amico, il combare di Catania, Saro, gli voglio assolutamente che sia questa skin qui, quindi per potergliela assegnare devo andare qui, quindi so che è la prima, mettere il suo ID di gruppo Steam, perché altrimenti in questo caso qui, come è configurato adesso, come lo vedete, niente è assegnato a nessuno, quindi il primo che entra probabilmente si ritroverà con la skin di Alberio. Ovviamente sul server che ho io tutto è configurato, quindi io ho preso questo l'esempio giusto per farvi capire. Qui potete inoltre assegnare il nome del pilota, la squadra, il team, se volete anche mettere della zavorra e delle restrizioni per quanto riguarda la potenza del motore e in più decidere se mettere un setup fisso oppure meno. E in più potete selezionare un setup fisso che potrebbe essere quello che propone Assetto Corsa, ma anche uno che avete deciso voi di ho fatto un setup, voglio che sia questo. Fatto ciò, basta andare sulle opzioni avanzate per definire quali sono le mescole autorizzate e poi tutto quello che c'è all'esterno di questo Legal Tires, Server Plugin, External Server Manager Utility, FTP Data, onestamente non l'ho mai utilizzato, quindi piuttosto che dire cavolate, preferisco rimanere così. E poi c'è la possibilità di dare un messaggio di benvenuto sul server, che è molto carino. Basta mettere un file di testo nella cartella principale del server e automaticamente questo file di testo verrà affisso sul server quando un pilota si entra. Quindi potete mettere le regole di comportamento o semplicemente un saluto. Questo sta a voi vederlo. Per qualsiasi altro dubbio in merito a questo tipo di configurazione del server, vi invito assolutamente ad andare nell'ultima scheda in cui c'è il manuale, che purtroppo è in inglese, però se masticate un po' l'inglese, se no altrimenti c'è Google Translator che fa benissimo il suo lavoro, in cui vi indica tutti i passaggi che avete fatto, cosa vanno a modificare e che cosa potete andare ad ottenere. Semplicemente lo possiamo fare manualmente da setting, ma se vado direttamente sul file server underscore config.ini qui sotto, ad esempio, ad esempio vado a vedere TCA load uguale a 1, vuol dire che 1 sto autorizzando il traction control per le auto. Se lo faccio manualmente e metto 0, ovviamente lo sto disabilitando. È come se io facessi
nel file, se metto 0 al posto di 1 manualmente, è come se andassi qui e dicessi tc denied oppure forzato, che c'è anche la possibilità. Quindi qui dal manuale avete ogni singola riga e istruzione che date al vostro server. Quindi finita la configurazione, abbiamo visto il nostro manuale, abbiamo scelto tutto quello che ci interessa. Cosa facciamo? Facciamo salva. Quindi server started correctly vuol dire ha salvato le impostazioni correttamente. Ma cosa ha fatto sostanzialmente? Ha creato due file e ve li faccio vedere. Basta andare sulla cartella CFG e crea l'entry list, che praticamente se voi lo guardate c'è scritto car 0, quindi auto 0. Che cos'è? È un Ferrari 488, la skin è di Alberio, il driver name e il suo GUD. Alla fine, ragazzi, è il mio ultimo, è il file di configurazione del campionato, e questo l'avevo preimpostato appunto prima del campionato. Quindi qua sto dicendo al server chi entra e con quale skin. E se guardiamo la seconda server CFG, praticamente tutto quello che abbiamo configurato ce lo ritroviamo qui. Quindi possiamo andare adesso manualmente, se riusciamo a capire e se ci capite un pochettino, a cambiare tutto quello che ci interessa senza per forza ripassare dal manager. E questi due file che cosa faccio? Li copio e li vado a mettere sotto la cartella di Assetto Corse dedicate al server, sotto CFG. Io ne ho già due, li sovrascrivo, incolla, e quindi qua mi ritrovo con il server pronto a partire. Quindi torno indietro e sono proprio sotto Assetto Corsa dedicate al server. Quindi provo ad avviare il mio server. Se tutto va bene, mi dice che è ok. Infatti lo vediamo, ok. Beh, ragazzi, Assetto Corsa avviato, guida online, e qui facendo attenzione ai filtri che mettete, basta mettere SIM drivers, come abbiamo messo, visto che abbiamo deciso di chiamarlo così, ma due, e tecnicamente abbiamo SIM drivers locale. Quindi ha preso la configurazione che avevo provato prima, e c'è anche il SIM driver scorso online ovviamente. Quindi basta fare un clic su Ferrari 488 join e mi ritroverò con il mio server locale. Quindi aspettiamo che carichi, così vi provo che sta funzionando. Quindi starà caricando quindi tutte e 23, 26 auto più il circuito. Quindi ragazzi, Assetto Corsa è partito. Ovviamente il vostro ping dipenderà dalla vostra connessione. Io ho 11 pin, ho una fibra, quindi ovviamente è molto performante. Come vedete, sono all'interno del mio server. Quindi cosa rimane da fare adesso? Andare a vedere come configurare un game server se avete affittato il vostro game server appunto su un servizio appunto di hosting. Allora, come si fa? Basta fare, se questa è la configurazione che avete bisogno, intanto io lo chiudo questo qua perché non mi serve più. Cosa bisogna fare? Bisogna andare sul vostro manager appunto del vostro server. Io sono su Rec Service, che è molto semplice. Andate sul pannello del gioco. Per farvi capire, torno sulla home così capiamo meglio. Ho fatto un login auto. Quindi mi loggo e mi trovo con il servizio che ho comprato, quindi Assetto Corsa con 32 slot, con la mia mail, quindi indica che sono proprio io, e in questo caso lo stato mi dice che è attivo. In questo caso qua cosa posso fare? Posso andare a gestire sia il server, cioè qui posso dirgli parti, stoppati, fammi un refresh del tuo stato oppure riavvia, perché a volte si fanno delle modifiche sotto i file e di conseguenza bisogna riavviare. Ma per configurarlo da zero cosa bisogna fare? Basta andare su File, funziona in pratica come le cartelle installate nel vostro Assetto Corsa sul vostro computer di casa. Quindi qui che cosa bisogna fare? Bisogna andare, intanto bisogna assicurarsi di aver trasferito via FTP, File Transfer Protocol, i vostri file che saranno necessari per far partire il vostro server. E quali sono questi file? Sono tutte le auto che avete deciso di mettere sul vostro server e tutti i circuiti. E tutti i client dovranno avere queste stesse mod o circuiti ed auto installate, altrimenti non si può entrare perché il server fa un controllo per vedere se abbiamo tutti gli stessi identici file installati. È ovvio, perché se no io dico io installo la mia 488 super potente e vinco facile. Quindi no. Quindi questo è un passaggio che si può fare anche qui direttamente. Ad esempio, Rack Service dà la possibilità di caricare dei file. Basta andare su
upload file, bisogna scegliere bene la cartella oppure usare un client FTP e qui diciamo che la cosa si complica perché non solo bisogna configurare bene il client FTP, ma in più bisogna saperlo utilizzare. Quindi il consiglio è che se non avete dimestichezza con un client FTP, utilizzare il pannello ci metterete un pelino di più, però almeno sarà sicuro. E come bisogna fare? Esattamente come fate per installare le vostre mod. Quindi se dovete caricare delle auto, è semplice, andate sulla parte server, d'accordo? Andate su content, quindi cars, e quindi caricate qui la vostra cartella sul server, quindi deve essere sotto cars. La stessa cosa se dovete installare un tracciato, andate su tracks e caricate qui il vostro file. Io sto dicendo rack service, ragazzi, però ci sono tantissimi altri servizi. Per avere un esempio, ho preso quello che utilizzo io, che poi è uno dei più utilizzati su Assetto Corsa. Fatto questo, ci rimane da configurare il server. In che modo? Allo stesso identico modo che abbiamo fatto sul nostro server locale. E come si fa? Basta tornare indietro, andare nella parte, questa volta configurazione, e qui vi trovate solo due file. E quali sono questi file, ragazzi? Se guardate bene, sono quelli che abbiamo editato, che sono questi qui. D'accordo? Quindi iniziamo dal server config, ci assicuriamo che sia proprio quello, quindi server locale. Basta semplicemente fare un copia e incolla, d'accordo? Allora, se non sapete farlo con i tasti, vi faccio vedere, basta andare e seleziona tutto, copia, quindi per voi sarà modifica, seleziona tutto, modifica, copia, e poi andate su server underscore cfg.ini sulla dashboard del vostro game server, fate edit file e come vedete assomiglia tantissimo, cioè è lo stesso identico, quindi poi basta fare in questo caso CTRL A per selezionare tutto, però bisogna essere bene dentro, CTRL A, e quindi siccome è tutto selezionato, quando fate CTRL V vi viene a mettere la configurazione che avete copiato sul file di testo. Allo stesso modo per il car entry, torniamo indietro, quindi entry list, modifica il file. E quindi questa volta però questo lo chiudo perché non mi interessa, vado a richiamare l'entry list che mi sono creato con tutti i guide eccetera eccetera, CTRL A, CTRL C oppure modifica, seleziona tutto, copia e quindi torno, stessa cosa, CTRL A per selezionare tutto, Shift Ins oppure CTRL V oppure tasto destro, incolla come solo testo o incolla. Fatto ciò bisogna salvare i file e a questo punto bisogna assolutamente riavviare il server per rendere effettive le modifiche che avete fatto. Quindi, ragazzi, abbiamo visto come configurare un server locale per Assetto Corsa e come configurare un server nel caso in cui abbiate voglia di affittare un game server. Io spero che questa guida sia stata abbastanza esplicativa. Se avete dubbi o perplessità, non esitate a lasciare un commento qui sotto, cercherò di rispondervi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è il caso, lasciate un pollice in su. Non esitate quindi a lasciarmi un commento. Ditemi cosa ne pensate, le vostre esperienze, se utilizzate altri servizi, se avete qualche chicca da assolutamente suggerirmi. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. E ricordate di attivare la campanellina per essere notificate ogni qualvolta pubblico un video. Noi ci vediamo alla prossima, da Fabrizio è tutto, ciao!